Allora, in questa penombra partiamo dalle tre medaglie che tieni in mano, eccole qua. Eccole qua. Marco Bracci, siamo nel. Ciao, siamo al B per Monzani. Si parlerà di nazionale azzurra, tu ne hai fatto parte per lungo tempo e hai in mano tre medaglie che sono pesantissime. Sì, sono pesanti nel senso che sono state conquistate con un grandissimo lavoro, con tanto sudore, con tanto impegno, con tanti sacrifici, e sono state conquistate da dei giocatori che hanno lavorato mesi, per non dire anni. Abbiamo vinto queste tre medaglie in 8 anni, dal 90 al 98, siamo orgogliosissimi di essere stata la prima nazionale ad aver vinto 3 volte il campionato del mondo, per 3 volte consecutive, e quindi stasera è stato chiesto di portarle ed eccole qua. Adesso che sono passati degli anni, quando parlano della generazione di fenomeni di cui tu hai fatto parte, un brivido sulla pelle che scorre, o cosa pensi, cosa succede dentro di te? Ma penso semplicemente che abbiamo, se ci hanno appellato così, perché abbiamo fatto qualcosa di importante, ma non solo per noi ma anche per tutti i tifosi che ci hanno sempre seguito, per tutti voi giornalisti che ci seguivate e facevate degli articoli su di noi, per tutte le trasmissioni che sono state mandate in onda. Sono stati degli anni dove l'Italia in generale seguiva la pallavolo perché piaceva quello che facevamo e piaceva l'idea di avere una nazionale composta da dei bravissimi ragazzi che avevano capito di essere fortunati e che dovevano coltivare questa fortuna, questa possibilità che gli era capitata in quegli anni e così abbiamo fatto. Penso che siamo stati apprezzati soprattutto per questo. Di queste tre medaglie, quella più bella qual è? Se mai ce n'è una più bella. Sì, francamente per me ce n'è una, che è quella del 1998, che è questa qua nel centro, perché è stata la terza, l'ho vinta a 32 anni, ed è stato il mondiale che ho giocato da titolare. Gli altri due facevo parte della squadra, ero una riserva, sono entrato spesso, ma ovviamente giocarsi un mondiale da titolare dall'inizio alla fine è qualcosa di straordinario. E l'ho provato al terzo, alla terza vittoria, a 32 anni. E quindi è un motivo di orgoglio in più. L'uomo Marco Bracci che cosa ha ricavato da questa lunga e bellissima esperienza sportiva? Che lo sport, fare sport è bello per un'infinità di motivi. E uno è quello che ti fa pensare di poter raggiungere dei traguardi con altre persone, non sei solo, hai la possibilità di condividere gioie e dolori. E naturalmente se riesci a fare tutto questo ad altissimo livello è tutto molto più amplificato. E quando riesci a ottenere dei risultati, l'amicizia che si è creata con i tuoi ex compagni è indissolubile. È capitato poco tempo fa di potermi incontrare con Bas Van de Goor a Pasqua, è venuto qua in Toscana dove abito io con la sua famiglia, è venuto a trovarmi a casa con mia moglie e le mie figlie, erano circa 8, 9, 10 anni che non ci vedevamo e ci siamo salutati, incontrati come se ci fossimo lasciati solo la settimana prima. E la stessa cosa è successa con Peter Blanger, oppure succede con Fabio Vullo quando ci vediamo in Toscana. E quando ci sentiamo con Andrea Gianni, con Gardini, con Zorzi, siamo amici per sempre, lo rimarremo e in qualsiasi momento uno avrà bisogno di qualsiasi cosa, tutti gli altri risponderanno sempre presente, ma perché siamo uniti da qualcosa che si possono chiamare medaglie, si possono chiamare sacrifici fatti insieme per tantissimi anni. Sai, 20 anni non sono pochi, stare insieme 20 anni sia nei club che in nazionale non sono pochi, condividere queste esperienze e soprattutto poi sapere di essere stati seguiti tantissimo dai nostri tifosi, dai tifosi dei vari club. Oggi con i social abbiamo la possibilità di stare in contatto con queste persone che a distanza di tantissimi anni ci scrivono, ci mandano le email, ci mandano su Facebook i loro messaggi. È bello, bellissimo capire che ci sono ancora persone affezionate che hanno dei bellissimi ricordi di noi.